Non ci fanno sapere nulla, noi siamo il nulla, noi siamo gli invisibili, però la malattia ce l'abbiamo. Per noi invisibili dell'Issochimica la pensione resta un miraggio, mentre la malattia avanza implacabile. È disperato Lorenzo Preziosi, 55enne ex scoiventatore nella fabbrica di Piano d'Ardine. Dell'11 marzo la circolare dell'INPS che forniva le istruzioni per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. Preziosi, insieme ad altri 30 ex colleghi di lavoro, aveva presentato l'istanza nella speranza di vedere riconosciuto, dopo un lungo calvario, il diritto alla pensione. Dalla richiesta sono trascorsi 4 mesi senza risposte e certezze. Preziosi si è visto costretto ad adire anche le vie legali per fare luce sull'iter della sua pensione. Lei quando ha presentato la domanda all'INPS per ricevere la pensione? L'11 del mese di marzo di quest'anno. E non ha ricevuto? No, non ha ricevuto, a tutt'ora non ho ricevuto nessuna cartacea, non ho ricevuto niente, nulla proprio, niente proprio, non abbiamo ricevuto nessuno di noi almeno una carta che dicesse stai in pensione oppure sei andato in pensione da tot a tot, vai, non abbiamo ricevuto niente, siamo in balia delle onde perché non si sa più niente. Quanti ex operai dell'Issochimica? Sono 32 ex operai, però giustamente siamo tutti in balia perché chi dice devi fare la PEC o lo SPID per vedere, non vedere, cioè ci sono in mezzo a noi come a me, che io non so fare lo SPID o altre cose, cioè tu mi devi mandare un cartaceo perché non lo so fare, non so operare un computer, non so fare questo, non so fare questo, però almeno un cartaceo a mandare e avvisarci siamo andati in pensione da 8 mesi dovete avere gli arretrati, questo e quell'altro, non si sa niente. Siamo nel dimenticatoio. Vabbè, vi siete recati comunque alla sede dell'INPS. Sì, abbiamo pure protestato, ci avevano detto giustamente ecco qua, mo tra poco, tra una settimana, 2 settimane, un'altra settimana. Io purtroppo non ce la faccio più perché come si fa?